La comunità di Torri di Quartesolo ha dato l'ultimo sconsolato saluto questa mattina, 7 settembre, al piccolo Lorenzo Albanese, il bambino di quasi 2 anni morto in conseguenza del tragico frontale avvenuto lo scorso 12 agosto lungo la strada statale Valsugana a Pove del Trappa. Il funerale si è tenuto nella chiesa parrocchiale di Torri, piena all'inverosimile di tante persone venute per salutare il piccolo, rimasto tra la vita e la morte per 17 giorni, a dimostrare vicinanza alla famiglia, mamma Anna, papà Emanuele e tutti i parenti, a celebrare la composta cerimonia funebre nel corso della quale hanno portato un ricordo del piccolo Lorenzo anche le educatrici dell'asilo nido che il piccolo ha frequentato fino a luglio, è stato Don Davis Gennaro. Nell'omelia ha ricordato che la comunità si sia unita per pregare affinché il piccolo potesse salvarsi. Ora continuiamo a farlo per la vita che vi ha mandato questo angelo. Lorenzo è l'amore e non era l'amore. Continua a vivere e ad accompagnarsi con la sua luce. L'incidente stradale ha coinvolto 2 auto e una moto e ha provocato 9 feriti, dei quali il più grave è stato proprio il bimbo di 2 anni. Per la morte di Lorenzo, con l'accusa di omicidio colposo, è indagato il 45enne austriaco che stava scendendo verso Bassano alla guida della Volkswagen con i figli a bordo. L'auto ha invaso la carreggiata opposta, della quale stava sopraggiungendo la famiglia albanese, centrandola. Nello scontro è rimasta ferita anche una coppia chienese in moto. Il pubblico ministero incaricato dell'inchiesta ha disposto con una consulenza che dovrà ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e le rispettive responsabilità.